Now we need some space, 'cause I feel for you and I wanna change. Growing up alone, it seems so sure, I can't explain. Il nostro protagonista è un avvocato nato a Lecce l'11 settembre del 1967. Vive a Milano ed ha studi tra Roma, Milano, Bari e Lecce. Impegnato in politica e nella professione forense, è marito e padre. Come si immagina tra 30 anni? Impegnato nel lavoro sempre. Il nostro protagonista è l'avvocato penalista Giuseppe Fornari. Benvenuti al consueto appuntamento settimanale con Giù la maschera. Siamo a Lecce, nel cuore di Lecce, proprio nel quartiere Mazzini. Alle nostre spalle la famosa piazza Mazzini, e oggi il nostro protagonista è un avvocato famosissimo nel foro leccese, ma soprattutto nel foro milanese, perché è un avvocato che si divide tra Lecce e Milano, un avvocato che porta avanti dei processi impegnativi per il nostro capoluogo salentino a livello regionale. Lo abbiamo seguito anche in quelle sono state le aule dei tribunali, e oggi però vogliamo cercare di fargli cadere la maschera, quindi lo conosceremo in una veste inedita. Io ci proverò, vediamo se ce lo concederà a lui. Diamo il benvenuto all'avvocato Giuseppe Fornari. Grazie avvocato di averci ricevuto nel suo quartiere, quartiere Mazzini. Grazie a voi. Guardi in camera, perché i nostri spettatori così potranno conoscerla anche su una veste nuova, perché io ho avuto il piacere di intervistarla più volte nelle aule dei tribunali. Esattamente. È lì che ci siamo conosciuti. No, in realtà no, non ci siamo conosciuti là, ma adesso sarà la mia seconda domanda, diremo dove ci siamo conosciuti. Ah, perché ci siamo conosciuti lo scopriamo dopo. In un contesto diverso. Avvocato, questa è la nostra maschera, il simbolo di Giù la maschera, io gliela consegno. Grazie. I nostri telespettatori sanno cosa vuol dire 20 minuti di intervista senza fiato e senza veli, all'interno delle quali io cercherò di farle cadere la maschera dove lei ne indossi qualcuna, anche se gli avvocati di solito lo indossano. Lo indossano relativamente. No, a me, io non credo di indossare delle maschere, credo di fare la mia parte, ma non è. È vero che la rappresentazione processuale ha qualcosa di teatrale, però io non indosso delle maschere, sono sempre lo stesso. Avvocato, in qualsiasi veste, diciamo. Vedremo. Avvocato, la prima domanda che io faccio ai miei ospiti oggi, quindi è lei, è l'appuntamento, mi dia un appuntamento, dove ci incontriamo? Lei mi ha dato appuntamento qui, quartiere Mazzini, perché mi ha dato appuntamento qui? Perché, per due motivi. Uno, era il punto di ritrovo di noi ragazzi quando io ero ancora a Lecce, durante le scuole medie, il liceo, che ho fatto qui, sono nato qui. Erano gli anni? Erano gli anni 70, poi 80, 70-80, a cavallo tra gli anni. Io sono nato nel 67. E qui, esattamente qui, ci ritrovavamo con tutti gli amici. Era un punto di ritrovo. La zona Mazzini era un punto di ritrovo per noi amici, e quindi questo è un motivo, quindi un motivo del passato. È un motivo del presente, perché quando sono a Lecce abito in un appartamento qui nella zona Mazzini. Quindi si legano il passato e il presente, per questo mi piace l'idea di essere qui a fare con lei questa intervista. Avvocato, lei svolge uno dei lavori, possiamo dire, dopo quello del giornalista, più bello del mondo. Fare l'avvocato, fare il magistrato, frequentare i palazzi di giustizia, credere nella legge, credere nel sistema giustizia. Insomma, gli anni che lei ha citato, 60-70, sono anche i miei anni. Quindi anni in cui fare l'avvocato è veramente un sogno. Forse le nuove generazioni adesso lo percepiscono un po' meno. Però allora era importante. Certo. Lei come si è approcciato a questa professione? Ma io intanto ho avuto sempre questa idea di fare l'avvocato, anche alle scuole medie già mi piaceva l'idea di occuparmi di diritto e dei diritti delle persone. E poi lei ha ragione, un bel lavoro, è un lavoro, io da questo punto di vista mi ritengo molto fortunato, perché faccio esattamente il lavoro che mi piace fare. E, è bello perché è sfidante, perché è vario, ogni processo è una storia a sé, ed è una storia sia di diritto che appunto di diritti delle persone che assisti di volta in volta, e ogni volta è anche un incontro
umano molto, molto importante, perché naturalmente il diritto penale tocca la sfera della libertà, che direi dopo, insieme a quella della salute, è forse uno dei diritti a cui teniamo di più. Tra l'altro lei fa unicamente l'avvocato penalista, è specializzato in diritto ovviamente penale e nel gergo comune, camminiamo avvocato, perché il nostro format deve farla anche un po' sciogliere, lei invece si ferma e pensa, ma io devo farle cadere quella maschera. No, ma non ci sono maschere. Le dicevo, è importante perché, oddio, mi hai fatto dimenticare la domanda, pensavo alla maschera, non indossa mai la maschera neanche nel privato? No. No, credo di essere me stesso sempre, cioè chi mi conosce sa che sono lo stesso, con i miei pregi, i miei difetti, tanti, però sono sempre lo stesso, non indosso alcuna maschera. Quindi hai il coraggio della verità sempre? Sì, direi di sì, a volte si paga lo scotto per questo, però credo di essere uno che dice esattamente quello che pensa e che fa quello che dice. Esercitare la professione forense in un ambito penale, nella mentalità comune, sintetizzandolo e banalizzandolo, vuol dire difendere quelli che sono tra 10 virgolette, 10 parentesi, i criminali. No? Quindi alle volte dice, come fai a difendere chi ha sbagliato, chi ha ucciso, chi ha truffato, chi è stato privato della libertà, ma fino al terzo grado di giustizia, innocente, perché te ricordiamolo, però persone che comunque sono additate come dall'opinione pubblica come i cattivi. Come si fa a stare dalla loro parte? Ma lo ha detto un po' lei nella domanda, cioè nel senso che le persone non sono cattive, non sono criminali, senza che si sia stabilito attraverso un processo questo. Per cui, per noi il luogo naturale in cui stabilire la verità, che è una verità processuale, ma che è l'unica che, diciamo, che conosciamo e che possa essere una convenzione accettata da tutti per scoprire appunto la verità. Una verità senza processo non è una verità. Lei crede fermamente nella giustizia? Domanda retorica, fa l'avvocato. Io credo fermamente nella giustizia, credo che abbia un sacco di problemi, credo che bisogna intervenire su questi problemi, ma nella giustizia credo, altrimenti non potrei fare questo lavoro, ci credo fortemente. Naturalmente poi la giustizia è fatta da persone, da esseri umani, quindi si incontra un variegato mondo di persone, di personaggi, alcuni fanno bene il loro lavoro, altri no, come in tutti i mestieri. Avvocato, noi all'inizio... Questo vale naturalmente, scusi se la interrompo, sia per gli avvocati che per i magistrati. Assolutamente sì. All'inizio della nostra intervista noi stavamo svelando dove ci siamo incontrati la prima volta, adesso lo sveliamo. Sveliamolo. Io ho intervistato Ille Tempore, era il 2017, se non erro, l'avvocato Fornari, non in veste di avvocato, ma in veste di candidato al Consiglio Comunale di Lecce, quindi voleva diventare un politico. La politica è sempre stata la sua passione? Sì, politico, rappresentante dei cittadini, cosa voleva diventare in realtà? A me interessa la politica e credo che la politica sia un'arte nobile, un'opinione molto alta della politica, non altrettanto dei politici o di tutti i politici, però un'opinione molto alta della politica. Della politica come servizio per la collettività. Io l'ho sempre vissuta così e non ho mai avuto bisogno delle poltrone per occuparmi di politica. Ho sempre fatto politica da quando avevo 18 anni che faccio politica, l'ho fatta a Milano lungamente con il figlio del generale Dalla Chiesa, con Nando Dalla Chiesa, che è stato un mio mentore in qualche modo da questo punto di vista, persona straordinariamente per bene che ha portato avanti il nome del padre e delle sue battaglie contro la mafia, contro la corruzione, eccetera. E poi nel 2017 mi è scattato qualcosa per cui ho detto, ma adesso però devo dedicare un pezzo di tempo della mia vita, ritagliato dalla professione, complicato perché la professione impegna tanto, ma un pezzo della vita voglio dedicarlo a Lecce. Io ho un'opinione politica notoriamente di centrosinistra. La città era governata da 20 anni dal centrodestra, mi sembrava che ci si fosse creato uno spiraglio perché il centrosinistra potesse vincere le elezioni in quell'anno e mi sono impegnato, ho costituito un gruppo di persone che mi hanno seguito in questo impegno per la città, che si sono anche entusiasmate intorno a questo progetto di innovazione della politica a Lecce.
Dopodiché la mia strada si è rincontrata, perché ci conosciamo da tanti anni, con quella di Carlo Salvemini. Ho pensato, insieme alle persone che mi seguivano, che lui potesse essere la persona migliore a guidare quella coalizione, e così si è candidato a sindaco sulla base di un appello che ho firmato insieme al senatore Pellegrino, a Giovanni Pellegrino. Un appello che ha avuto tantissime firme, e poi è stato un susseguirsi di vicende che poi sono cronaca, fatti conosciuti: 2017 l'Anatra Zoppa, e poi di nuovo il 2019 l'alleanza con Alessandro De Linoci, e poi finalmente il sindaco a pieni poteri, diciamo. Ad oggi pensa ancora che Salvemini sia stata la migliore scelta possibile per la città? Sì, guardi, da questo punto di vista non ho dubbi. Penso che sia stata la migliore scelta per la città, penso che nel 2024 faccia bene a ricandidarsi, come ha annunciato. Lui è una persona, a parte molto per bene, anche molto preparata, e si occupa di cose importanti per la città, che forse in questa prima fase, in questa fase di prima consiliatura piena, non sono immediatamente percepibili, come invece i lavori per le strade, che magari infastidiscono di più. Ma c'è un lavoro profondo che sta facendo l'amministrazione Salvemini, di risanamento dei conti, di sistemazione di tante cose importanti che erano rimaste un po' indietro, e anche di tentativo di innescare una cultura diffusa un po' diversa, l'abitudine a non prendere sempre la macchina, per esempio, lo ritengo un fatto di civiltà. E l'abitudine a esigere servizi funzionanti, queste cose secondo me alla fine la città, alla fine dell'esperienza di Salvemini, che io mi auguro duri altri 5 anni dopo il 2024, secondo me se ritroverà, saranno cose importanti. E noi ci fermiamo un minuto per la pubblicità e torniamo subito su Antenna Sud con l'avvocato Giuseppe Fornari per scavare brutto, ma cercare di approfondire alcune doti professionali, alcuni segreti caratteriali, e anche cercare di chiedergli qualche lettura in quella che è anche qualche a tornate su Antenna Sud. Bentornati su Antenna Sud, giù la maschera, ospite di questa settimana l'avvocato Giuseppe Fornari. Avvocato, lei ha fatto un passaggio importante, ha parlato di mafia. La mafia, sa, un attimo addrizza le antenne, perché le ferite di tutti noi italiani sono aperte, ma anche noi salentini, tanti sono stati i comuni commissariati per mafia proprio nel Salento. La storia ci dice che la mafia si è evoluta a livello nazionale, non bisogna neanche immaginare, ecco, in Sicilia la mafia veniva rappresentata come Lupara e Coppola, adesso si sa benissimo che non è più quella mafia al tempo odierno. La mafia è istruita, studiano nei migliori college, studiano all'estero, la mafia è azienda, la mafia si infiltra nelle pubbliche amministrazioni. Ecco, questo scenario è anche abbastanza plastico, che non è di mia appartenenza, io l'ho soltanto ripreso da chi conosce bene il tema. Secondo lei rappresenta, identifica anche la nostra terra? Secondo me sì, cioè, è vero che la mafia ha cambiato pelle, la mafia storicamente cambia pelle tutte le volte che è necessario. Delle volte usa le bombe, il tritolo, delle volte usa l'intimidazione, delle volte, sempre più di frequente, cerca di entrare nella classe dirigente del paese. Il Salento non fa eccezione da questo punto di vista. Mi pare di poter dire che ci sia una mentalità sufficientemente libera dei salentini per poterli considerare schiavi della mafia, e però non c'è dubbio che c'è un contesto e c'è anche un brodo di cultura, che sicuramente in qualche modo alimenta il fenomeno mafioso. Adesso ci sono delle indagini che sono diventate delle sentenze passate in giudicato, in primo luogo ci sono fatti che attestano comunque un'attenzione dello Stato rispetto al nostro territorio, alla nostra provincia, quindi diciamo, è francamente abbastanza visibile questo problema. Un problema che però riguarda tutto il paese ormai, purtroppo. Bisogna stare con le antenne dritte, e soprattutto chi è classe dirigente deve tenere le distanze da certi personaggi, insomma.
Dove ha studiato lei? L'università dove l'ha fatto? L'ho fatto a Milano. Io a 19 anni sono andato via, mi sono iscritto all'Università Cattolica di Milano e ho fatto lì il mio percorso e poi ho iniziato a fare pratica in uno studio professionale e poi molto presto ho deciso di mettermi da solo perché avevo questo sacro fuoco della professione fatta come io la intendevo. E poi sono passati un po' di anni, adesso ho uno studio con 15 persone che lavorano con me. A Milano appunto, nel centro della città, ed è una bella squadra fatta di giovani, una cosa a cui puntavo e che è riuscita, quindi sono molto contento da questo punto di vista, molto soddisfatto. È stato mai bocciato un esame? Sono stato bocciato una volta all'economia politica. Vabbè, un complementare? No, un esame no, non complementare, però un esame che sicuramente non c'entrava moltissimo con giurisprudenza e che comunque per me era proprio indigesto, non era proprio la mia materia. Io ho adorato tutti i diritti di cui mi sono occupato nel periodo dell'università. Con economia politica ho fatto fatica, però sono stato bocciato una volta e poi per il resto l'università è andata abbastanza via liscia, insomma. Avvocato, lei, accennavamo ai nostri telespettatori, ci vediamo spesso nelle aule dei tribunali perché lei ha in mano delle inchieste importantissime, delle inchieste che hanno scosso, parlando in termini giornalistici, il Salento. Assiste degli indagati all'interno dell'inchiesta Reartù e assiste degli indagati all'interno dell'inchiesta Iduntriade. Per semplificare, ricordare ai nostri telespettatori, perché poi i nomi delle inchieste noi che ci lavoriamo li conosciamo, certo. Ma sintetizzando, Reartù è l'inchiesta che vede coinvolte anche l'ex assessore Ruggeri e Sesso Sanità, per sintetizzarlo, dando un po' le parole chiave dei nostri servizi giornalistici. Invece l'inchiesta di Iduntriade è quella che riguarda Otranto e che coinvolge i fratelli Cariddi più altri indagati. Due inchieste importanti che hanno scosso le comunità pugliesi e che hanno poi tuonato anche a livello nazionale. Ecco, com'è? È difficile farle una domanda attinente in modo da che non far svelare quello che magari può essere un segreto anche di strategia difensiva. Però porta avanti due pietre processuali. Certo. Come fa a gestirsi e anche i rapporti sul territorio e come fa a creare poi quell'equilibrio, quella differenza, quella linea sottile che c'è anche alle volte tra politica e pubblica amministrazione, perché si parla anche dell'ASL Regione Puglia che alle volte si è costituita da parte civile, insomma inchieste che poi fanno da anello e da bilanciare diverse situazioni è difficilissimo anche nella lettura. Da questo punto di vista rispondo, parto dalla fine. Da questo punto di vista il tema di una presunta difficoltà a gestire dei clienti all'interno di processi che hanno anche dei risvolti politici o comunque che hanno in qualche modo, che vedono in qualche modo coinvolte le istituzioni come imputati o piuttosto parti lese, come nel caso della Regione Puglia, la risolvo in fretta, nel senso che la professione è la mia vita, la politica è una passione, non ricopro nessuna carica istituzionale, quindi non ho nessun conflitto di interessi, assisto le persone che ritengo di assistere, che me lo chiedono e decido poi se mi va di assisterle o no. Tendenzialmente di questo dipende molto dal tipo di processo. Io mi occupo solo di penale dell'economia, dei cosiddetti colletti bianchi, non faccio penale criminale o criminalità organizzata. Quindi diciamo da questo punto di vista il tema non si pone. Quanto alla domanda che mi faceva più di carattere generale sui due processi, sono due processi molto importanti che probabilmente, diciamo, almeno nella loro parte più significativa, richiederanno un approfondimento. Ci sarà un'udienza preliminare che è già iniziata per uno dei due processi, poi un dibattimento, ci si confronterà serenamente tra le parti. Vedo forse, se devo parlare senza maschera per l'appunto, lo faccio perché sono abituato ad assumermi le responsabilità delle cose che dico, credo che ci sia forse un qualche eccesso nell'uso delle misure cautelari che in processi come questo non mi sembrano necessarie, ecco, sia sull'utilizzo in sé che sulla durata, che è una durata assolutamente eccessiva in alcuni casi, però diciamo
questo solo per fare un commento di carattere generale, poi che siano due processi importanti, che la procura abbia in mente che ci siano stati dei cattivi costumi diffusi a Otranto piuttosto che a Lecce, questo lo deciderà il processo, noi faremo la nostra parte, i pubblici ministeri la loro, e poi i giudici giudicheranno serenamente come è giusto confrontarsi. Ripeto, ho qualche perplessità sul tema dell'utilizzo delle misure cautelari, credo che si stia un po' esagerando, speriamo che finiscano presto e di poter fare il processo serenamente da persone libere. Assolutamente, assolutamente sì, avvocato. Quando parla di eccesso di misure cautelari ha un suo assistito particolarmente o lo dice genericamente? No, lo dico pensando a un mio assistito in particolare, ma anche ad altre posizioni che forse sono perfino considerate più gravi nell'ottica dell'accusa. Penso al sindaco ai sindaci di Otranto, che ho trovato spropositata, non difendo nessuno dei due, non difendo i fratelli Cariddi, ma ho trovato spropositata la misura della custodia cautelare in carcere. E mi sembra assolutamente lunga la durata di questa misura cautelare, che per loro continua anche per un mio cliente che è Salvatore Ruggeri, però ripeto, questo è un tema di cui ci occuperemo poi nelle aule di giustizia, non voglio adesso occupare troppo spazio della nostra chiacchierata con questo. Avvocato, come fa colazione suo figlio la mattina? Mio figlio fa colazione con il latte e il Nesquik e dei biscotti che di solito sono le... Non mi ricordo il nome. Oddio. Le gocciole. Da questo deduco che lei è un padre presente. Cerco di essere presente. Sono un padre, per la verità, che è talmente impegnato, per cui io da solo, sempre, per non utilizzare nessuna maschera, non mi definirei presente. Cerco di essere attento, di essere da esempio, e cerco di ritagliarmi con lui dei momenti. A Milano abbiamo un nostro appuntamento fisso, che è la partita a tennis il sabato. Quando siamo a Lecce andiamo a vedere il Lecce. Ieri abbiamo visto una partita meravigliosa, eravamo felicissimi, siamo tornati a casa davvero contenti. Avvocato, come ha chiesto di sposarla a sua moglie? Mia moglie è una storia lunga. Quanto tempo abbiamo? Qualche secondo. Sì. Ma lei ha il dono della sintesi. Mia moglie io l'ho rivista da adulto, tornando a Lecce d'estate in una spiaggia di Torre dell'Orso, dopo tanti anni che non la vedevo, perché frequentavamo lo stesso liceo, il liceo Palmieri. Lei era un po' più grande di me, era per me un mito, perché era una delle più brave della scuola ed era bellissima, non mi filava affatto. Invece poi ci siamo ritrovate, io nel frattempo ero un po' cresciuto e probabilmente mi ha trovato un po' più affascinante di quanto non fossi quando eravamo ragazzini, e ci siamo ritrovati nell'agosto del 1999 e nel luglio del 2000 eravamo già sposati. La risceglierebbe? Sì, sicuramente, senza ombra di dubbio. E secondo lei sua moglie le direbbe sì alla proposta? Credo di sì. Come si immagina, l'ultima domanda, siamo arrivati al termine della nostra intervista giù la maschera, grazie. Come si immagina tra 30 anni? Sarà sempre giovane e lavorerà sicuramente. Fra 30 anni immagino di continuare a lavorare, un po' meno magari, però di continuare a lavorare, perché penso che sia anche giusto. Io ho un esempio in famiglia, mio papà ha 90 anni e lavora ancora, ed è in formissima. E penso anche di godermi un po' i nipoti, insomma, di dividere un po' di più il tempo fra casa e lavoro, però penso che mi piacerà lavorare fino alla fine. Avvocato, ci diamo appuntamento qua tra 30 anni per fare un resoconto della... Ci vediamo fra 30 anni, volentieri. E voi telespettatori, noi diamo appuntamento alla prossima settimana col prossimo ospite di Giù la Maschera, sempre un personaggio noto a livello regionale e nazionale, per cercare di fargli cadere la maschera. Avvocato, con lei ci sono riuscita un po'? Sì, non ho usato maschera. E noi ringraziamo l'avvocato Giuseppe Fornari, grazie avvocato. Grazie a lei. E voi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre sabato, sempre su Antenna Sud, sempre con un nuovo ospite. Grazie mille, alla prossima. Now we need some space.